Allora, buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo evento del CESPI, un evento a nostro avviso importantissimo e che appunto il CESPI ha voluto fortemente. E grazie innanzitutto alle nostre panelist, inizio da Barbara Schiavulli, Farhad Bitani e il presidente del CESPI, Piero Fassino. Io vorrei innanzitutto iniziare con un breve excursus e anche lanciare alcune pillole di riflessione per appunto parlare di questa lunga guerra che ormai è in atto da più di 20 anni. La guerra in Afghanistan è iniziata ad ottobre del 2001, dopo gli attentati alle Torri Gemelle e l'inizio di questa lunga War on Terror, così la definì l'ex presidente degli Stati Uniti, George Bush. L'evento dell'11 settembre sicuramente ha in un qualche modo segnato la storia contemporanea del mondo in cui viviamo, il mondo globalizzato, che ha segnato di fatto anche il nostro approccio verso il mondo islamico e il mondo arabo-islamico. Un approccio che molto spesso non ha rappresentato coerentemente quelli che erano le peculiarità di alcuni paesi. Molti hanno incluso lo stesso Afghanistan all'interno di un grande Medio Oriente che andava dal Marocco fino all'Indonesia. Di fatto, però, questa narrazione non è stata di fatto approfondita, e nonostante fossero passati 20 anni dall'inizio di questa guerra, dove tutti improvvisamente si sono resi conti, parlo a livello generale anche dell'opinione pubblica, si sono resi conto che sia al di là del Mediterraneo, ma anche in paesi molto più lontani da noi, esistevano determinate realtà. E non siamo stati molto spesso in grado neanche di descriverle. E molte volte si è fatta molta confusione nella definizione di alcuni termini. Pensa ad esempio al jihadismo, piuttosto che poi alla nostra traduzione che abbiamo dato della Guerra Santa, visto che comunque nell'etimologia anche della parola stessa racchiudeva un concetto molto più profondo. Ecco, in quest'approccio che molto spesso in Occidente si è avuto, si è consumata poi questa, in un certo senso, che oggi riviviamo anche sui nostri mass media. Questa islamofobia che di fatto ha generalizzato, trattato il mondo islamico in questo caso in maniera monolitica, trattandoli tutti allo stesso modo, come se tutti i paesi fossero uguali l'uno con l'altro. Così naturalmente non è. Non lo è per l'Afghanistan, che non è un paese arabo, è un paese musulmano, ma che ha diverse sfaccettature al suo interno. Un paese che ha di fatto vissuto diversi interventi, anche occidentali. Penso il primo negli anni Ottanta, durante l'invasione sovietica, che probabilmente noi in Europa e negli Stati Uniti, in Occidente in generale, abbiamo conosciuto forse, e lo dico in maniera, facendo questo esempio anche un po' superficiale in un certo senso, lo abbiamo conosciuto con il film Rambo 3. Io mi ricordo benissimo quando lo guardai per la prima volta. E c'erano, mi ricordo, il finale del film, ora senza raccontarlo tutto, ma nel finale del film, dove gli americani gioivano per l'arrivo in sostegno dei mujahideen. Questi mujahideen che nel film di fatto erano anche descritti come i sostenitori del progetto, diciamo, americano di appunto respingere l'invasione sovietica che tanto aveva provocato all'interno del paese, però che allo stesso tempo si sono rivelati successivamente come i nemici. Penso appunto al ruolo successivo, appunto dopo il 2011, dopo il 2001 ce ne siamo accorti, ma probabilmente anche precedentemente, dell'islamismo
in Afghanistan. E appunto questo approccio un po' anche in un certo senso superficiale. E appunto nella guerra del 2001 questi attori di fatto improvvisamente da, in un certo senso, eroi contro l'invasione sovietica diventano a un certo punto nemici. Tutti naturalmente, ripeto, a livello di esperti, tutti conoscevano quali erano le dinamiche che si muovevano all'interno del paese. Naturalmente, a livello di opinione pubblica, ma anche a livello di mass media, un po' più in generale, non si è avuta questa l'analisi un po' più approfondita, soprattutto con il passare degli anni, soprattutto penso all'Italia, ad esempio, che ancora oggi molto spesso fa un po' fatica a capire alcune dinamiche. Penso che è il tema centrale, tra l'altro, alle dinamiche all'interno dei movimenti islamisti. E proprio in questi giorni che si festeggiano i 10 anni dalle rivolte arabe, beh, ancora si fa un po' confusione nel definire, non so, la fratellanza musulmana piuttosto che i salafiti o piuttosto che i wahhabiti. Insomma, c'è un po' di confusione che, a nostro avviso, anche come centro studi, è giusto, chiarire e approfondire in un certo senso. E penso che questa sia l'occasione adatta. Presentiamo oggi, appunto, per capire anche a che punto siamo con l'Afghanistan, vogliamo cogliere l'occasione anche di presentare un libro, a mio avviso molto interessante, dello scrittore qui presente Farhad Bitani, appunto, un libro che ci racconta l'Afghanistan in tutte le sue sfaccettature, ma molto più importante è il fatto che è scritto da qualcuno che l'Afghanistan naturalmente lo ha vissuto anche in diverse epoche e anche, se mi posso permetterle, rivestendo diversi ruoli. E appunto nel libro si riporta che lo scrittore è passato dal fucile alla penna. Insomma, già questo un approccio molto significativo che appunto ci fa capire come il paese si sia evoluto e involuto allo stesso tempo attraverso gli anni. Il libro è interessante perché innanzitutto si divide in due parti fondamentali, a mio avviso. E la prima è quella in cui si tenta di raccontare il paese per i suoi misfatti, diciamo i suoi lati negativi, la guerra, la violenza, anche diciamo ripercorrendo un po' la cultura del paese stesso, molte volte in molti casi conservatrici, in altre epoche anche diciamo tracciando delle linee un po' più progressiste in un certo senso. E una seconda parte invece dove l'autore cerca in maniera molto biografica di tracciare la sua vita poi da studente in Italia, all'Accademia di Parma. L'Accademia di Parma è molto centrale, molti dei leader, ad esempio, del mondo arabo si sono oggi anche protagonisti, penso ad esempio ad alcune figure in Libia, dalla quale si sono laureati, l'Accademia Militare centrale appunto nella vita dello scrittore. E appunto, proprio da questo punto qui, dalla prima parte del libro, vorrei fare la prima domanda a Farhad, che è qui con noi. Insomma, l'Afghanistan ha avuto una serie di vicende che lo hanno attraversato negli anni. Appunto, penso all'invasione sovietica, e penso poi alla seconda. L'intervento americano, appunto, come abbiamo detto, nella guerra al terrorismo. Ecco, che Afghanistan è stato e che Afghanistan è? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Come mi dichiaro, sempre lo dico, la mia generazione siamo le testimonianze vive della violenza afghana. Perché io ho 35 anni da quando sono nato e l'ha cominciata la guerra civile in Afghanistan. Arrivo dei Mujahideen, poi la divisione dei Mujahideen in 24 gruppi, arrivi dei talibani, poi di nuovo il potere dei Mujahideen, perché noi nel 2001 diciamo che a potere apparve l'America
la NATO, ma il potere al Mujahideen, perché l'America, quando ha attaccato 2001 contro i talibani, e contro i talibani l'hanno dato il potere gli stessi Mujahideen, che hanno fra loro era guerra civile, che l'hanno ucciso 2 milioni di esseri umani. Allora la mia generazione siamo testimonianze vive di queste guerre. Già la guerra in Afghanistan, già quando nasce la guerra in Afghanistan, l'arrivo dei Mujahideen, già erano arrivi dei Mujahideen, era un interesse per la politica occidentale, in primo per l'America, perché l'America non è che l'Afghanistan per forzare i Mujahideen contro i russi voleva salvare Afghanistan, perché l'America voleva conquistare, voleva avere base in Afghanistan, non voleva che la Russia prendesse potere in Afghanistan, non voleva che l'Afghanistan diventa un altro Tagikistan, un altro Uzbekistan della Russia. E per questa cosa l'hanno creato i famosi Mujahideen, i combattenti per Dio. Ma poi i Mujahideen, quando hanno creato, come quando sono arrivati le prime volte i talibani, più di metà di loro con un lavaggio del cervello che dovevano liberare il paese. Poi quando hanno conquistato i Mujahideen in Afghanistan, dentro i Mujahideen sono mischiati tantissimi criminali, ma tutti questi criminali li hanno già finanziati dei americani. Per esempio, prima parliamo di Bin Laden, di Mullah Omar, perché Bin Laden faceva parte di Mujahideen, non ci esisteva Al-Qaeda. E Mullah Omar, leader dei talibani, già gli occhi che ha perso nella guerra contro Bruce, per tutti altri tanti altri gruppi che purtroppo in Occidente non lo conosciamo, ma sono molto più violenti: Hizbi Islami, Jamiat Islami, Wahdat Islami. Sono tanti gruppi potenti, più potenti sono dei talibani, più potenti dei Al-Qaeda sono. Perché Al-Qaeda a confronto i Mujahideen non è tanto potere, che solo che Al-Qaeda è andato contro l'Occidente. Quando un gruppo, anche un gruppo piccolo armato, quando va contro interesse politico occidentale, tutto il mondo parla nel mediatico, ma tutti gli altri criminali gruppi che hanno ucciso milioni di persone, solo che uccidevano dentro l'Afghanistan, non lo parlava nessuno. Sono mischiati questi Mujahideen, hanno preso il potere in Afghanistan, per il potere sono divisi in 24-25 gruppi. Nasce Hizbi Islami, Jamiat Islami, tutto l'altro, e Bin Laden si stacca dei Mujahideen, crea poi Al-Qaeda, poi dopo, molti anni dopo, Mullah Omar va in Pakistan attraverso i servizi segreti del Pakistan, cominciano a lavorare sui famosi talibani. Nella guerra civile in Afghanistan, noi, la nostra generazione, abbiamo sofferto tantissimo. Abbiamo sofferto, io ero bambino, ma mi ricordo bene quando, io sempre dichiaro anche sul libro, scrivo, quando un bambino da piccolo vede la violenza fa parte della sua vita. La mia fortuna, l'unica fortuna mia è che vedevo la violenza con una famiglia ricca, una famiglia potente, perché mio papà faceva parte dei Mujahideen, era uno dei comandanti importanti dei Mujahideen, ma la violenza vedevo spesso. E mi ricordo in tempo dei Mujahideen, vivevamo in Kabul, avevo circa 7 anni, per le settimane non potevamo uscire sottoterraneo di casa, quando dopo tante settimane, quando uscivamo fuori, vedevamo cadaveri buttati a terra, donne violentate nelle strade. Solo Kabul in tempo dei Mujahideen era divisa a 7 gruppi armati. I gruppi armati, quando usavano così tanta violenza, quando prendevano e arrestavano il gruppo dall'altra parte dei gruppi armati, portavano nella piazza, tagliavano la testa, poi mettevano olio bollente sul collo, mettevano la musica e il cadavere muoveva, li chiamano balle del morto, dove altri gruppi, quando prendevano da altre parti il gruppo, le bucavano la testa nelle strade, donne erano violentate nelle strade. Questa violenza quotidiana afghana faceva parte della vita di noi bambini. Noi siamo cresciuti in questa violenza totale. Dopo 94-95, i famosi Mujahideen, che erano già finanziati dai americani, cioè la finanza dei Mujahideen arrivavano dai americani, erano divisi in tanti gruppi, essendo che Afghanistan, un paese strategicamente importantissimo, cuore dell'Asia, poi abbiamo una guerra fredda fra tantissimi paesi. In primis, io quando chiamo, è più guerra fredda che più pericolosa che c'è fra Arabia Saudita e l'Iran, che non parlano tantissime persone. Quella guerra fredda fra Arabia Saudita e l'Iran, Iran e Israele, Iran-Israele. Poi c'era guerra fra America e la Russia, e India
e Pakistan, parte del Kashmir, e l'Afghanistan era campo del calcio per tutte queste potenti internazionali. Allora cosa hanno fatto? Quando ho divisi tante parti in Mujahideen, Iran, quando ha cominciato a finanziare un parte dei Mujahideen, la Russia ha finanziato un'altra parte dei Mujahideen, è scappata dalla catena americana. America non aveva più un controllo totale sull'Afghanistan, perché la paura dell'America dopo il 95 cos'era? Che l'Afghanistan di nuovo diventa il mano della Russia, perché cosa hanno fatto? Hanno creato famosi talibani. Ma questa volta l'America non ha creato i talibani come che ha creato i Mujahideen direttamente finanziati, ma questa volta ha chiesto aiuto dei suoi grandissimi alleati, l'Arabia Saudita, ma questa volta ha chiesto l'aiuto, del grandissimo aiuto, dal cancro del mondo, io lo chiamo, i servizi segreti del Pakistan, dall'ISI. E i servizi segreti del Pakistan sono creatori più grandi fondamentalisti nel mondo. Perché noi se andiamo nella zona fra Afghanistan e Pakistan, nella zona Waziristan, sono centinaia delle scuole coraniche che creano i kamikaze nel mondo e tutti i gruppi fondamentalisti è creati dal Pakistan. Bin Laden dove hanno ucciso? In Pakistan. Mullah Omar dove è morto? In Pakistan. Tutti i leader dei talibani attualmente vivono in Pakistan. Attraverso il Pakistan hanno creato questi famosi talibani, gli studenti coraniche. Poi, con grandissimo aiuto del Pakistan, con grandissimo aiuto economicamente dell'Arabia Saudita, i talibani hanno attaccato contro Mujahideen nel 1996, hanno preso il potere. Mujahideen non potevano più difendersi, perché ne divisi tanti gruppi, non potevano più difendere, hanno preso il 95% del potere in Afghanistan. Io quell'epoca avevo 14 anni circa, dove Mujahideen, quando i talibani arrivano in 13 anni avevo, quando arrivano in Kabul, la prima cosa che fanno è arrestano mio padre e mettono in carcere. Mio padre era carcerato in carcere privato di Mullah Omar in Kandahar, poi mio fratello più grande scappano. Io quel tempo, quel tre anni del regime dei talibani, vivevo sia nella violenza sia nella povertà, perché poi i talibani, quando, come tutti i gruppi fondamentalisti, quando hanno preso potere in Afghanistan, la prima cosa che hanno fatto, hanno chiuso tutte le scuole. Tutte le scuole dei talibani erano chiuse. Diventa obbligatorio per noi bambini andare nelle scuole coraniche. Poi hanno cominciato a sottomettere le donne, perché come tutti i gruppi fondamentalisti, quando prendono il potere sottomettono le donne, perché io sempre dico la libertà dell'uomo viene dalla donna. Io io tantissimo nel libro parlo della presenza della mia mamma, perché la presenza della mia mamma è una presenza importantissima, era perché la presenza della donna nella vita è molto importante nella società, perché la libertà dell'uomo, io dico, viene dalla donna. Per esempio, una mamma, la presenza di una mamma nella vita di un figlio è importantissimo. Quando tu sottometti la donna, tu puoi avere il controllo sul figlio. Per questa cosa talibani, i kamikaze, i bambini che andavano combattevano nella prima linea, tutto per loro diventavano più facile. Per noi cosa era? Perché noi bambini diventa obbligatorio nell'andare nelle scuole coraniche. Prima, come lei parlava in Occidente, noi conosciamo il mondo musulmano, un mondo tutto uguale, tutto arabo. Non è così. Per esempio in Afghanistan la cultura afghana con cultura araba, due culture totalmente diverse. Per esempio io mi ricordo quando ero bambino andavo nella scuola coranica, alle 5 di mattina mi alzavo, andavo nella scuola coranica. Il Corano è scritto in lingua araba. 70% mondo musulmano non è la loro lingua araba. No, in Afghanistan la nostra lingua, la lingua Dari e Pashto, due lingue totalmente diverse dall'arabo era. Io dal bambino, quando andavo nelle scuole coraniche, facevano memorizzare il Corano con il sonno. Noi bambini cominciavano a memorizzare il Corano, poi il mullah che insegnavano a noi, per noi il mullah era proprio mandato da Dio, che tutto ciò che diceva era vero. Ma erano quelli che non sono, anche loro come noi sono cresciuti quando erano bambini con questa creazione, memorizzare il Corano. Poi Mullah diceva: in Corano è scritto se tu uccidi il fedele tu vai in paradiso, se tu partecipi alla lapidazione Dio ti diminuisce il peccato. E in tempo talebano, come descrivo sul libro, nelle stadi di calcio dove tutto il mondo che vanno a vedere i partiti devono lapidazione, devono violenza contro umani, tagliavano le mani, tutto. E noi bambini siamo cresciuti con questa ideologia totale.
Poi, dal 1999 poi, il rapporto fra America e talibani interrompe, perché America aveva rapporto con talibani attraverso Pakistan, attraverso Arabia Saudita. Interrompe perché nel 1999 Al-Qaeda alleia con talibani. E Bin Laden, la sorella di Bin Laden, sposa con Mullah Omar. L'alleanza diventa anche una cosa familiare. Già America aspettava trovare qualche scudo da attaccare sull'Afghanistan. Perché guardate che, come che abbiamo detto che l'Occidente quando ha attaccato 2001 sull'Afghanistan, non ha attaccato a portare la democrazia. La democrazia, un paese che soffre da 35 anni, anche non dobbiamo ripetere il nome della democrazia. Prima di tutto dobbiamo, quel popolo dobbiamo capire il significato della democrazia. Poi l'America ha aspettato una scusa totale. La prima scusa che l'hanno trovato, l'attacco, io dico una cosa, che l'attacco sul Torre Gemelle erano attentatori che l'hanno fatto sul Torre Gemelle, nessuno di loro non viveva in Afghanistan. E invece di attaccare contro Pakistan, contro il Gemelle, oppure prendere, cacciare via tutti i fondamentali, hanno trovato subito scusa che attacchiamo contro i talibani. Noi, la nostra popolazione, questo non posso negare, che noi popolo, così eravamo tanti sofferti in queste guerre civili in Afghanistan, noi abbiamo perso fino adesso 3 milioni di esseri umani in Afghanistan, da 79 fino adesso. Noi popoli siamo stancati. Qualsiasi porta afghana che noi bussiamo, sono morti 2-3 esseri umani in Afghanistan. Tutti noi abbiamo perso i più cari delle nostre famiglie. Quando America ha deciso di attaccare, noi eravamo contentissimi. 40 paesi del mondo, la NATO, in cui anche l'Italia fa parte della NATO, eravamo contentissimi. E lo sbaglio più grosso cosa ha fatto l'America, cosa ha fatto l'Occidente? Cosa ha fatto che adesso ha perso? Perché America, per me, ha perso. America, è inutile che adesso in Qatar siede con i talibani, fa la pace. Perché ha perso che sta facendo la pace? Perché sta facendo la pace con un gruppo terroristico, con un gruppo così assassino che tutti i giorni uccide centinaia di esseri umani e poi non accetta la costituzione afghana. I talibani vogliono la sharia. Tu accettano, anche se i talibani accettano la sharia America, vogliono fare la pace. Perché? Perché hanno perso in Afghanistan. Perché l'obiettivo di perché i talibani, perché hanno sbagliato in Afghanistan? Se i talibani attaccando contro i talibani americani quando hanno attaccato 2001, la prima cosa che dovevano fare, non dovevano dare il potere agli ex criminali. Perché i talibani invece, ma americani invece, 2001, contro i talibani l'hanno armati, l'hanno arricchiti ex criminali. Nonostante che dal 2002 fino adesso abbiamo speso, il mondo c'è, più di 170 miliardi di dollari. Sono tutti finiti nelle tasche di ex criminali, l'hanno arricchiti i fondamentalisti, hanno aumentato ancora più potere in Afghanistan per loro e adesso stanno uscendo. Per uscire adesso, se americani escano, perché la presenza dell'americana almeno non c'era tanta violenza nella guerra civile, se l'americana di nuovo cominciano a uscire dopo adesso che stanno facendo, avremo di nuovo una guerra civile in Afghanistan, perché Afghanistan ancora non è stabilito, perché l'America purtroppo non ha capito che il chiave della violenza afghana è a mano del Pakistan. Quando è tutto attraverso il Pakistan, attraverso alcuni vicini paesi vicini con l'Arabia Saudita e altri, possiamo avere stabilità, la pace e tutto l'altro. Per questo in Afghanistan attualmente abbiamo una situazione molto preoccupante, perché noi non parliamo della violenza che succede in Afghanistan. Io unico posto che possa avere un'informazione dell'Afghanistan posso sapere attraverso Barbara, con su che racconta dell'Afghanistan. Ma tutta la violenza dell'Afghanistan non parla di nessuno. Guardate che tutto in Afghanistan succede, alcuni giorni kamikaze dove muoiono 100-200 esseri umani. Un paese che muoia 200 esseri umani al giorno, nessuno non parla. Una cosa molto bella, perché non vogliono parlare. Non vogliono parlare perché così, parlando dell'Afghanistan, della violenza in Afghanistan, la dimostrazione che l'Occidente ha perso.
Perché in questo caso cosa possiamo fare per quel popolo? Quel popolo dobbiamo andare strategicamente, il paese potente deve arrivare strategicamente con quel paese. La prima cosa non devono sedere con talibani, non devono sedere con guerra afghani. E l'Occidente, la prima cosa che deve fare è sedere con Pakistan e dire a Pakistan e in Arabia Saudita che chiudete i vostri rubinetti del fondamentalismo in Afghanistan. Dopo quella possiamo avere un paese più tranquillo, più pace. Perché la mia generazione, che noi siamo giovani che abbiamo sofferto, siamo cambiati tantissimo. Noi giovani non vogliamo più la guerra in Afghanistan, perché siamo totalmente così stancati dalla guerra, perché siamo noti, noi abbiamo visto i nostri cari morire i nostri bracci. Nessun essere umano può vedere i suoi cari che può essere. Se attraverso noi giovani, che Occidente può dare questa possibilità, Europa può dare questa possibilità ai giovani, alle donne afghane, che sono sottomessi, ma non hanno capito la chiave forte della stabilità e della pace dell'Afghanistan, che sono le donne afghane. Devono dare libertà, devono lavorare sulla libertà per donne afghane, libertà educativa, che è la cosa possiamo avere stabilità e pace. Grazie Farhad per questo, diciamo, racconto anche un po' comprensibile, anche un po' rabbioso. Rispetto alla situazione che oggi vive questo paese, tra l'altro lo avevamo anche un po' ricordato, è un paese che probabilmente almeno da più di 30 anni, da circa 30 anni vive sotto la violenza quotidiana e quindi la violenza è, diciamo, genera, senza essere troppo superficiale, però genera altra violenza e questo è un dato di fatto, lo vediamo anche in altri scenari e quello che, diciamo, un po' mi ha colpito di quello che ha detto è il ruolo che si vede anche in altri scenari di guerra, si vede anche in Siria e in Libia, appunto, senza generalizzare, mantenendo i contesti e considerandoli per quello che sono diversi dall'Afghanistan, però molte volte quello che non si calcola e che non si considera è anche un po' i meccanismi interni all'interno delle regioni stesse. Penso ad esempio, appunto, hai ricordato tu il ruolo del Pakistan nel giocare un ruolo da destabilizzatore. E penso anche in altri contesti, penso al contesto libico piuttosto che a quello siriano, dove le potenze regionali hanno comunque un ruolo di primo piano nel foraggiare in un certo senso i vari attori in campo e naturalmente nel anche tracciare poi le traiettorie delle transizioni politiche ove vi sono le transizioni politiche. Naturalmente al centro resta ancora il tema della stabilità. Stabilità che tutti, almeno si ripete come un mantra all'interno delle varie potenze regionali ed internazionali, che molto spesso però è anche un po' mal concepita come concetto, ovvero si intende molto spesso come stabilità, come mettere all'interno di determinati contesti l'uomo forte di turno, l'uomo forte che di fatto non aiuta a ripristinare la stabilità. Naturalmente è anche vero che 20 anni di guerra come l'Afghanistan, come il caso afghano, naturalmente ha anche generato un cambiamento un po' su gli attori in campo, penso appunto ai talebani. I talebani che oggi di fatto, nonostante il loro ruolo più negativo naturalmente che positivo, e questo è un fattore oggettivo, però che ormai sono anch'essi evoluti in un certo senso, soprattutto a livello politico. Oggi sono al centro del negoziato di fatto per la transizione afghana. Ora, naturalmente, chi è direttamente toccato, come Farhad Bitani in questo caso, che ben ci ha raccontato un po' le dinamiche che si sono succedute nel tempo, è anche vero che c'è stata una trasformazione anche del ruolo politico dei talebani stessi.
si sedono al tavolo con il governo. I negoziati oggi appunto sono tra il governo e il gruppo dei talebani. E per capire insomma un po' di più, la guerra la raccontano, si può raccontare in diverse prospettive. Barbara Schiavulli in questo contesto l'ha raccontata con occhi diversi, con gli occhi del reporter, con gli occhi della giornalista di guerra, che appunto sicuramente ha una prospettiva diversa da quella che può avere un cittadino e un cittadino afghano. E appunto rispetto anche al contesto che noi oggi viviamo, e com'è l'Afghanistan oggi e cosa è sul tavolo del negoziato di pace? Intanto buonasera a tutti. Faccio una piccola premessa sul mio approccio lavorativo in Afghanistan, perché quando io arrivo nel 2001 in Afghanistan vengo dal Medio Oriente, io seguivo il conflitto israelo-palestinese e mi ritrovo completamente in un altro mondo. E lì arrivo nel momento in cui cadeva, tra virgolette, il regime dei talebani, arrivavano gli americani e tutto sembrava possibile. La gente si faceva di nuovo le foto, c'erano di nuovo le cene, si sentiva la musica, si girava per quel paese. Tutto durato il tempo di uno schiocco, perché poi improvvisamente è cominciata la guerra in Iraq, gli americani si sono un po' dimenticati degli afghani e i talebani che avevano ripiegato in Pakistan sono tornati in forze e ben riposati in Afghanistan. E di lì è ricominciato tutto da capo, con dei grandi errori da parte delle forze di coalizione, tipo metterci 2 o 3 anni per pensare che gli afghani bisognava insegnare, soprattutto ai soldati che addestravano, a leggere e scrivere prima di insegnarli a combattere, visto che era una cosa che invece già sapevano fare, o che molti magari andavano disintossicati, perché quello è un paese dove la coltivazione di oppio è al primo posto tra la produzione che c'è nel paese. Ora siamo 19 anni dopo in un paese che è stato il teatro di esperimenti politici e di potere, nel senso che quello che diceva Bitani è giustissimo, tante persone, tanti attori si sono messi lì a cercare in qualche modo di grattare quelli che sono gli interessi, un po' per la posizione geografica dell'Afghanistan, un po' per le risorse che ha. Tra l'altro si parla sempre poco di Cina, che in realtà si è presa un sacco di cose zitti zitti buoni buoni come le miniere in Afghanistan, mentre altri hanno più o meno arraffato dove potevano. Altra cosa che secondo me non si è mai abbastanza parlato dell'Afghanistan è la totale mancanza di giustizia. Queste persone che vengono ogni volta reintegrate, a partire dai mujahideen, a partire poi dai talebani, a partire dai signori della guerra, che vengono in qualche modo reinseriti nei programmi politici, in realtà la gente continua ad aver paura di loro. E non si può fare un parlamento pieno di signori della guerra con la gente fuori che dice questi sono i nostri massacratori. Manca alla gente afghana la possibilità di credere che ci sarà un paese diverso, dove la gente potrà in qualche modo avere fare i conti anche con il proprio passato e con le perdite che ha avuto. Oggi siamo a questo punto. È vero che ci sono delle trattative che durano ormai da mesi, perché gli americani vogliono andarsene. Questa è l'unica cosa che in qualche modo coinvolge l'Afghanistan, e non gli è mai importato niente probabilmente della gente afghana, voleva solo andare lì e inserirsi, anche perché non dimentichiamo che lì c'è l'Iran a 2 passi e quella è una buona posizione per gli americani. A Doha cos'è successo? A febbraio gli americani e i talebani fanno, devo dire con un po' di sorpresa per noi che raccontiamo questo paese da tanti anni, un accordo senza prendere in considerazione il governo afghano, che è stato sostenuto invece dagli americani, quindi tenendo fuori una delle parti forse più importanti di questo gioco, e poi convincono gli afghani a incontrarsi con i talebani. Ci hanno messo quasi 2 mesi solo a capire come dovessero parlare a Doha.
Adesso, dopo 2 giorni di colloqui, perché hanno raggiunto questo punto, hanno deciso che fanno una pausa di 23 giorni perché probabilmente sono esausti dopo questi due mesi di nulla di fatto. In tutto questo, cosa stanno facendo i talebani? Ovviamente cercano di alzare l'asticella dei negoziati, facendo attentati tutti i sacrosanti giorni. Di conseguenza il governo afghano risponde con operazioni contro i talebani, con l'ISIS che sia, e gli americani cercano di aiutare in qualche modo. Adesso la sto facendo un po' breve, la situazione è un pochino più complessa, ma il risultato è che ci sono attentati quotidiani. Ed è vero anche che non si racconta. Quello che sta succedendo in Afghanistan, secondo me, ci sono stati riflettori accesi fino a quando si parlava dei soldati italiani, fino a che i soldati italiani facevano anche qualche operazione, poi all'improvviso si è spento tutto, ma non solo in Italia, anche per gli altri contingenti. E ci sono stati anche momenti che hanno monopolizzato la narrazione, perché io mi ricordo che in certe occasioni mi è stato detto: adesso di Afghanistan non si può parlare dei soldati italiani perché sennò il governo cade, cosa che per me come giornalista è inaudita. Detto questo, uno dei problemi secondo me è quello della giustizia e come far i conti con questo per quello che riguarda la popolazione, che poi è quello che interessa a me della narrazione che voglio fare io di questo paese, che merita di essere raccontato attraverso le persone. Le donne in Afghanistan hanno fatto un percorso negli ultimi 20 anni molto difficile, molto forte. Le donne afghane per me sono delle eroine, perché adesso, soprattutto nelle città, non parlo nelle campagne, hanno provato veramente a fare tutto ed entrare dappertutto. Ovviamente parliamo di quelle che riescono a studiare, di quelle che hanno dietro una famiglia che gli permette di farlo, quelle che comunque sono più fortunate di molte altre, perché parliamo anche di un paese dove l'analfabetizzazione fino a qualche anno fa era al 90% per le donne, dove i talebani nel sud dell'Afghanistan continuano a distruggere le scuole per le ragazze, dove solo qualche settimana fa, nel momento in cui in Austria c'era un attentato dove morivano 4 persone e riempiva le prime pagine dei giornali, 22 ragazzi morivano all'università afghana e nessuno questo lo raccontava. E secondo me è fondamentale oggi, ma non parlo solo di Afghanistan, ma anche di Iraq, dove la situazione è lo stesso, poco raccontata, o di altri paesi, unire le vittime del terrorismo, perché se stiamo combattendo una guerra al terrorismo, bisogna anche spiegare che cosa comporta tutto questo e che sono tutte vittime. Non è che le vittime sono solo quando sono in Occidente. Quando c'è un attentato a Vienna, una volta per fortuna ogni tanto, in Iraq, in Afghanistan, ci sono attentati tutti i sacrosanti giorni. Qualcuno perde una moglie, una figlia, un padre ogni sacrosanto giorno, e in qualche modo, secondo me, si fa anche cultura dicendo: intanto le cose più attaccate sono le scuole, sono i centri di cultura, sono gli artisti, sono i giornalisti. In Afghanistan quest'anno sono già morti 10 giornalisti. Perché non viene detto? Perché non ci si indigna per questo? Perché 40 paesi che stanno in Afghanistan non dicono: qui non si fanno i negoziati se non si finisce con la violenza? Perché non si riesce a fare un cessate il fuoco? Perché questa gente deve morire in nome di cosa? Perché queste donne devono essere il prezzo di questi negoziati? In nome della pace con gli afghani, sul piatto delle trattative ci sono i diritti delle donne, perché gli afghani saranno anche più evoluti rispetto a 20 anni fa, io questo non lo so. L'ultima volta che gli ho parlato, tanto evoluti non mi sembravano. Comunque vogliono che le donne siano fuori dai giochi, che siano politici, che siano lavorativi, che siano scolastici. E come diceva Bitani, non esiste un mondo senza donne. La differenza, e loro lo sanno, e le donne non accetteranno mai una cosa del genere, piuttosto probabilmente svuoteranno l'Afghanistan, se ne andranno, combatteranno, non so cosa riusciranno a fare. Di sicuro le donne afghane non sono
possono essere vulnerabili, ma non sono certo deboli. Questa è una cosa che ho imparato in questi 20 anni. Quindi, secondo me, bisogna conoscere di più questo posto, perché bisogna dare più notizie, bisogna essere più aggiornati, perché è l'unico modo per fare la differenza. Non si possono prendere decisioni sulla base di quello che interessa a noi, ma semmai di quello che interessa a loro. Il paese è quello, noi ci siamo ficcati dentro in questo paese e dobbiamo fare quello che dovrebbe, in buona fede nostra, aiutare loro. Mi rendo conto che è molto difficile, perché gli interessi sono altissimi, interessi con alleati che possono essere appunto il Pakistan, dove comunque all'interno del Pakistan ci sono tantissime altre dinamiche. Mi ricordo anni fa intervistai un uomo importante dei servizi segreti, che è un mondo parallelo in Pakistan, e un mese dopo è stato ucciso. Esecuzione poi andò online, e lui raccontava come Reagan gli portò un pezzo del muro di Berlino, che mi fece vedere a casa sua, e disse: questa è la prima pietra che butterà giù il comunismo. E poi quello fu in Afghanistan. E quindi la situazione adesso è questa: violenza quotidiana, sistematica. Oltretutto c'è il coronavirus in un paese dove non c'è neanche un'assistenza sanitaria adeguata, quindi non si muore solo di attentati, ma anche di malattia in questo momento. Stanno tornando delle vecchie malattie, perché non si può vaccinare le persone, parliamo anche di zone, un conto sono le città, ma anche zone remote, quindi è difficile. Quando c'è stato uno degli ultimi terremoti, tra l'altro era un giorno in cui atterravo a Kabul, Non sono neanche andati i soccorsi, perché c'erano i combattimenti in alcune zone, quindi la gente semplicemente viene dimenticata e muore. E secondo me questo è un popolo che non se lo merita, perché a differenza di altri posti, non se lo meriterebbe nessun posto ovviamente, l'afgano ha delle qualità che io non ho riscontrato da nessuna parte. Intanto un'arguzia rara, perché possono essere analfabeti, ma hanno un'intelligenza forse dovuta anche al tipo di vita che hanno dovuto fare, che veramente è impressionante. Sono di un'ospitalità e di una gentilezza. C'è un detto afghano che dice che se un afghano non ti uccide diventa il tuo migliore amico, e per fortuna ho tanti amici. E secondo me si merita un po' di più, si merita un po' di più di conoscenza, un po' più di presenza, un po' più di considerazione, non prenderli solo come persone che subiscono quello che vogliamo noi o gli interessi di tutti gli altri. Hanno molte idee, sanno cosa vogliono, sono stanchi, come diceva Vitani, di combattere. Io lavoro con un fixer ormai da 10 anni, che è il mio traduttore, quello che mi organizza gli appuntamenti quando va, ed è un ragazzo di 35 anni, e quando, per farmi un esempio di cosa significa aver vissuto tutta la vita in guerra, quando mi ha detto che la moglie è incinta e io gli ho chiesto come stava la moglie, mi ha detto: ah Barbara, è grossa come un carro armato, che in un paese normale non ti verrebbe mai in mente di paragonare una donna incinta a un carro armato, ma quelli diventano i riferimenti di un popolo che ha vissuto tutta la vita in guerra. Quello che invece ho trovato anche molto interessante invece nel libro, per fare un riferimento a Vitani, è la facilità e la velocità in cui si riesce a manipolare un popolo nel momento in cui lo si isola, si prendono i ragazzi e gli si fa il lavaggio del cervello. E quello che hanno fatto i talebani è durato pochi anni tutto sommato, ma poi le ripercussioni sono state lunghissime, continuano a esserci, e questo secondo me bisogna in qualche modo scardinarlo, e l'unico modo per farlo è la cultura. L'Afghanistan non ha bisogno di altre armi, di altre cose, ha bisogno di tante scuole, di tanta cultura, di tanta presenza, e anche di essere più ascoltato, secondo me. Grazie Barbara per questa anch'io per questa tua testimonianza. Anche qui
molto forte e mi vorrei un po' riagganciare anche rispetto al lavoro che abbiamo fatto anche con il CESPI rispetto alla questione femminile. Proprio alcuni giorni fa abbiamo presentato, abbiamo terminato e pubblicato un importantissimo progetto con il Ministero degli Esteri sull'empowerment femminile in Sudan ed Algeria e soprattutto la partecipazione femminile all'interno dei movimenti di protesta, di rivolta in questi due importanti paesi. E mi ha colpito di fatto, proprio restando in questo tema, anche il metodo che Bitani ha anche approcciato un po' nella sua permanenza in Italia. So benissimo che ha anche portato avanti delle iniziative culturali, il teatro, ma anche semplicemente appunto la scrittura di questo libro, appunto mezzi diciamo anche metodologici per la ricerca stessa che il CESPI anche ha portato avanti. Il progetto dell'empowerment femminile prevedeva anche dei podcast e dei video dove le protagoniste dal in loco, quindi naturalmente non c'è questo approccio dall'esterno in un certo senso, ma far parlare direttamente le interessate o gli interessati di turno, come in questo caso con Bitani. Ecco appunto, la seconda parte del libro, un po' brevemente, però ci porta un po' alla tua vita qui nel nostro paese, quindi da studente e poi naturalmente anche da scrittore. Insomma, una metamorfosi in un certo senso, un cambiamento radicale anche di vita, un contesto diverso che molte volte anche lo vediamo anche con il fenomeno della migrazione, che comunque c'è una sorta di a volte anche poco una difficoltà anche nel comprendere a volte la cultura del paese, chiamiamolo anche se un po' brutale come termine, ospitante. E come appunto è stata la tua metamorfosi qui in Italia? Il secondo parte del libro per me è molto più importante dal primo parte. Perché la seconda parte è più importante? Perché il cambiamento di un uomo è una cosa difficilissima, un chiave molto difficile e nonostante difficile è molto bello. E un uomo che nasce nella violenza, un uomo che prima del 2008 chiama il cristiano infedele. Io prima del 2008 non davo a mano un cristiano, non condividevo mai la vita con un cristiano, per me erano infedeli, dovevano morire. Non accettavo proprio la cultura occidentale, cioè proprio per me era un'altra cosa diversa. Tutto questo cambiamento nasce l'incontro con il diverso. Io sono ex capitano dell'esercito afghano, perché ho fatto Accademia Militare Modena, Scuola Applicazione del Torino. Quando io sono arrivato nel 2004 con la famiglia in Italia, perché nel 2004 mio papà è diventato addetto militare per la difesa afghana in ambasciata a Roma in Italia. Perché dal 2003-2004 succedeva tanti kamikaze contro mio padre, perché la situazione politica di mio padre in Afghanistan non era tanto stabile e Karzai, che quell'anno era presidente afghano, ex presidente afghano, decide di allontanare mio padre per un po' del paese dell'Afghanistan e diventa addetto militare per la difesa afghana in ambasciata a Roma in Italia. Il dal 2004 sono arrivato in Italia. La prima volta che sono arrivato portavo odio totale. Quando sono sceso nell'aeroporto del Fiumicino, guardo, vedevo, Dio, dammi il potere, uccidere tutto. Io mi ricordo la prima volta mi hanno preso una professoressa donna che veniva e mi insegnava italiano. Appena l'ho saputo, era donna, non volevo studiare. E guarda con chi mentalità, con chi odio, con quale cultura diversa sono arrivato. Il mio cambiamento, il mio percorso della vita che ho fatto, un percorso lungo era nella mia vita. Il mio cambiamento non nasce il giorno, un altro giorno. Il mio cambiamento, un cambiamento lungo era, ma prima di tutto, il cambiamento di un uomo quando nasce, quando un uomo cambia con se stesso. Quando un uomo non cambia con se stesso, il cambiamento diventa un percorso solo.
Ma quel cambia combattendo con me stesso i piccolissimi gesti umani nel percorso che facevo nella mia vita qua, mi ha portato l'uomo che sono adesso. Per esempio, mi ricordo, vivevo a Roma, un giorno esco da casa e io sono figlio più piccolo della famiglia, fratelli sono più piccolo, il fratello più grande mi ha dato, ero litigato, sono uscito a casa, era triste, un signore anziano che mi guarda che ero, camminavo, ero triste, mi avvicina, mi dice, mi chiede come sto, mi tratta come se fosse, facevo parte della sua famiglia, mi prende del bar acqua, mi offre l'acqua. Io che quello che portavo l'odio, dicevo, ma perché questo infedele preoccupa per me? Poi entro nell'accademia, 2008, vado in una vacanza, dopo, per tutto il percorso della mia vita, che mai condividevo con un diverso una vacanza. Vado con una vacanza un amico del mio corso, vado lì e la sua mamma, la sua famiglia mi tratta come se fosse figlio suo. Allora, incontro con il diverso, tante volte che noi alziamo i muri, ma non capiamo che incontrare il diverso ti riconosce ancora di più te stesso. I piccoli gesti umani mi ha portato dove tolto le armi, mi ha tolto il grado del capitano, perché io ho detto non faccio parte di un esercito, devo uccidere mio fratello per interesse dell'altro. Perché in fondo se andiamo in guerra Afghanistan, talibani combattono contro il governo. Talibani sono afghani e il governo sono afghani. E altri gruppi sono tutti uno dell'altro, perché guerra afghana è una guerra civile. Non è una guerra che conquista altri paesi, una guerra civile. Devo uccidere fratello mio per interesse dell'altro. Allora ho preso un esempio della mia vita. Ho detto, e tu come sei cambiato? Attraverso il diverso. Cosa ti ha fatto cambiare un altro, il secondo punto? La presenza della donna, la presenza della mia mamma. Perché una figura importantissima era. Una cosa io profondamente credo. Quando uno nasce come me, come nostra popolazione, quando io da piccolo, quando sono nato, quando un bambino nasce da piccolo ha un cuore bianco, quando vedo tanta violenza, il cuore suo diventa nero. Se anche una persona diventa totalmente con cuore nero, il vero Dio, perché in questo mondo abbiamo, non più capiamo il significato della presenza del vero Dio, perché tante volte creiamo un Dio, lo chiamiamo Dio, ma la presenza del vero Dio, quel che ha creato, quella che non ha più importanza per vero Dio del essere, portare il simbolo della religiosità. Per vero Dio non è importante il simbolo della religiosità, per vero Dio è importante la umanità e l'amore. Quel vero Dio sempre mette un punto bianco del tuo cuore. Nonostante che tutta la violenza che ho visto nel percorso della mia vita, che cuore nero avevo, la presenza della mia mamma le teneva sempre acceso quel punto bianco che avevo nel cuore. Allora la presenza della donna, la presenza del diverso mi ha portato il momento che dovevo testimoniare la mia vita. Come io ho scritto la prima edizione dell'ultimo lenzuolo bianco nel 2012, perché poi nel 2011 sono un attentato, sono ferito molto grave, mi hanno portato in Italia, poi un anno dopo, 2012, ho scritto il libro, la prima edizione dal 2012 fino al 2014, in nessun caso editrice non volevo pubblicare il mio libro, perché tutti avevano paura che sul libro, come lo sappiamo, smaschero troppo potenti, smaschero interessi economici di tantissimi paesi. Non volevano pubblicare. 2014 uscito con un caso editrice piccolissimo, la prima edizione. La seconda edizione per me era un'esigenza, era, perché la prima edizione, concludo quando venivo in Italia, finiva. Per me non bastava quello. Ho detto, deve essere un esempio anche per tantissimi giovani europei che non lo sanno dietro il muro cosa succeda, che un uomo che anche se vede la violenza, non possiamo cambiare attraverso la violenza. Possiamo cambiare attraverso i piccolissimi gesti umani. Quel piccolo gesto umani ha cominciato a cambiare me. E cominciato. Allora ho fatto seconda edizione dell'ultimo lenzuolo che per me era importante. Per questa cosa, da quel giorno ho deciso di combattere contro me stesso. Io ho scritto il libro, non cambiare l'altro. Questo obiettivo del mio scrivere il libro, cambiare me stesso. Allora, dal primo giorno del mio cambiamento, sempre sto combattendo contro me stesso. Sì. Mattia, Mattia, devi attaccare il microfono.
Abbiamo perso Mattia. Visto che Barbara sei un grande giornalista, poi che giornalisti possano... Ho sfasciato il sistema. No, non ti sentiamo, Mattia. Altre sfaccettature, che poteva essere quella politica, quella diplomatica, quella militare, quindi andando anche embedded con i soldati italiani. Altra cosa che io all'epoca rilevai, che poi sfociò invece in un libro un po' provocatorio, era il fatto che dei soldati italiani in missione si parla sempre solo quando muoiono o fanno qualche cosa di quella che sembra essere una missione di pace, ma che se vai alleato con gli americani e stanno in guerra, missione di pace non era poi così tanto, visto che poi i talebani se li andavano a prendere, operazioni militari sono stati fatti, e in Afghanistan si è combattuto, soprattutto nella zona sud, quella di Farah, le forze speciali italiane sono state impiegate non poco. Secondo me quello che manca oggi, ma non parlo solo di Afghanistan, è completamente la presenza di una politica estera che comunica, italiana dico, quello che sta succedendo ai suoi cittadini. Non può essere che i militari siano l'unico strumento di politica estera presente sui territori internazionali. Serve che ogni tanto ci sia una sorta di scambio tra quello che è il pubblico, l'opinione pubblica, e sicuramente non bastiamo noi, perché noi freelance, che ormai siamo gli unici che andiamo forse un pochino più in giro, raccontiamo faticosamente quello che succede in posti a cui ormai sembra non interessare più nessuno. Invece secondo me si farebbe un favore a tutti se ci fosse un pochino più di presenza, anche magari sbagliando, magari facendolo anche male, ma che ci fosse. Invece si è completamente, dal punto di vista politico, abbandonati, una comunicazione abbandonata. Va bene. Grazie Barbara. Sì, diciamo che sì, abbiamo ascoltato un po', diciamo, le voci dal campo, anche da diverse prospettive. Naturalmente la centralità anche della politica degli stati dell'Unione Europea, piuttosto che poi dei singoli stati membri. E naturalmente la centralità dell'Afghanistan oggi, rispetto anche ad altri contesti, sembra, diciamo, essere un po' più diciamo messa, perdonatemi il termine, messa da parte, ma anche se tuttavia, insomma, ecco, già la presenza del presidente Fassino ci indica comunque un interesse vivo verso questo paese. Io appunto lascerei la parola al presidente Fassino per appunto inquadrare la situazione anche da un punto di vista più istituzionale rispetto appunto agli interventi precedenti. Prego Presidente. Va bene, grazie. Intanto grazie a Farah Bittani, grazie alla dottoressa Schiavulli e a te Mattia per questa riflessione. Ovviamente io non sono sul campo come la dottoressa Schiavulli, quindi le mie valutazioni sono valutazioni di chi è lontano, e non ho la conoscenza specifica di merito che ha la dottoressa, che ha tanto più Farah Bittani, quindi le mie sono valutazioni di chi, diciamo, ha seguito da anni e anni le vicende di politica estera, le vicende afghane, ma da lontano, ovviamente. Allora, prima questione. Noi abbiamo un deficit enorme di conoscenza. Questo è un primo problema. Farah Bittani ci ha, per esempio, spiegato nel suo primo intervento tutto il percorso e la dialettica che c'è stata tra Mujahideen e talebani, eccetera, eccetera.
per l'opinione pubblica italiana, ma anche per i media italiani, già questa distinzione tra mujahideen e talebani è assolutamente ignota. Cioè, ci sono gli afghani e sono talebani, sono tutti, ci sono i talebani e c'è il governo afghano, ecco, fin lì ci si arriva. Da lì in poi è la nebbia più assoluta. Quindi c'è un primo problema, non c'è una conoscenza adeguata. Per inciso, per interloquire con la dottoressa Schiavulli, io sono d'accordissimo su quello che lei dice, che c'è un deficit di informazione, di conoscenza, di... Non è un problema, non è un deficit solo della politica, è un deficit anche del sistema mediatico. Le faccio un esempio che non riguarda l'Afghanistan. Il 6 dicembre ci sono state le elezioni, o suadisan, elezioni in Venezuela. Il paese ha dedicato all'evento, prima, dopo e durante, paginate intere. In Italia non c'è stato un articolo. Si dirà, sì, ma il paese è di un giornale spagnolo legato all'America Latina. Il 25% della popolazione venezuelana ha ascendenze italiane, cosa che in Italia nessuno sa. No? Cioè, noi continuiamo a essere un paese in cui la politica estera non è assunta come una questione fondamentale dell'identità del paese. Vale per le sue classi dirigenti e vale per la sua opinione pubblica. Paghiamo probabilmente ancora, cioè non ci siamo liberati, perché sarebbe tempo di liberarsi, ci siamo liberati del fatto che, avendo avuto 20 anni di fascismo che ha cercato di fare una politica estera, ma l'ha fatta con l'aggressività che sappiamo, abbiamo scontato questo perdendo una guerra, essendo trattato da paese vinto perché eravamo un paese che aveva aggredito altri. Ogni qualvolta guardiamo fuori dei confini, abbiamo una sorta di senso di colpa che continuiamo a portarci dietro, di cui la Repubblica Democratica, francamente, non so una responsabilità, ma non dovrebbe sentire responsabilità, e guardiamo la politica estera come qualcosa che non ci, diciamo, una materia difficile in cui l'Italia è inutile che si inoltri, perché poi intanto non facciamo in grado di far valere il nostro peso, sono alte, tutte queste cose qua. È un vero deficit culturale, molto molto serio. Io lo sento, lo avverto, siccome mi occupo di politica estera da 40 anni, da quando ho cominciato a fare politica, vivo questa condizione con sofferenza, perché mi sembra che sia proprio un, come dire, un'autoinibizione che il paese si dà su un tema che invece è strategico, e tanto più in un mondo globale in cui il grado di interdipendenza è tale per cui ogni decisione di politica interna in realtà è fortemente condizionato da quello che succede negli scenari internazionali nel mondo, e se tu non stabilisci questa connessione, questo legame, sei più debole anche sulle decisioni di politica interna. Detto questo, e chiusa questa parentesi, che però spiega molto della lontananza, dell'ignoranza e dell'approssimazione con cui si affronta il problema dell'Afghanistan, detto questo, che bisogna cercare di superare, io credo che questo problema in qualche misura ce l'abbia anche l'Occidente, però, e non soltanto l'Italia. A partire da come siamo intervenuti in Afghanistan nel 2001. In Afghanistan siamo intervenuti nel 2001 sull'onda di una reazione che doveva esserci all'attentato alle Torri Gemelle. E individuato l'intelligence americano che dietro questo attentato c'era Al-Qaeda, e Al-Qaeda, avendo sue cellule in Afghanistan, ma come si è detto, sue basi in Pakistan, si è deciso che, diciamo, si interveniva in Afghanistan e lì si sarebbe sconfitto il terrorismo. Il risultato è stato che siamo lì da 20 anni. E adesso stiamo venendo via male e precipitosamente, creando una situazione che dopo sarà di nuovo complicata. Io sono tra quelli, anche in Italia in minoranza, anche in questo Parlamento in minoranza, che sostiene che prima di decidere di venire via bisogna sapere cosa si lascia. E che l'argomento che viene invece usato è che va per la maggiore. Beh, ma dopo 20 anni possiamo mica lì stare tutta una vita, andiamo via. È un argomento ridicolo, superficiale e irresponsabile. Perché io non dimentico, e Farhad Bitani lo ricorda certamente meglio di me, che quando i russi si ritirarono dall'Afghanistan e i talebani e i mujahideen scesero dalle montagne,
la prima cosa che fecero era impiccarono tutti quelli che avevano governato fino a quando c'erano i russi, giusto? Io non vorrei che gli americani fanno l'accordo con i talebani arrivano a Kabul e impiccano tutti quelli che hanno governato in questi anni. E siccome è uno scenario che può accadere, io dico che prima che una responsabilità politica, c'è una responsabilità morale della comunità internazionale. Nessuno venga poi dopo a piangere se accade dicendo ma cosa succede? Succede quello che succede perché hai deciso di andare via senza per renderti conto di quello che lasciavi. Io sono tra quelli che intanto dice per adesso non si va via. E non si va via perché la situazione non è stabile. Poi si apre un altro capitolo, come renderla stabile? Questo è un capitolo complesso e non lo puoi rendere stabile soltanto con le armi. Lo rendi stabile se accanto a un'azione anche di contrasto militare nei confronti dei talebani, perché io penso che questo è un tema che c'è, tu metti in campo una grande, fortissima strategia di sostegno a un democratic institution building in Afghanistan. Se sostieni questo governo, lo aiuti a mettere in campo un processo di sviluppo economico, lo aiuti a mettere in campo un processo di rafforzamento delle istituzioni dello Stato, affronti il tema della sua solidità e della sua sovranità. Cioè, se hai una strategia a tutto tondo, perché non si sconfigge un fenomeno come il terrorismo solo con le armi. Con le armi è uno degli strumenti, ci sono del... No, loro dichiarano guerra e tu la guerra ti devi difendere e probabilmente devi anche usare la forza. Però poi con un fenomeno del terrorismo si deve vincere anche su altri fronti, che è un fronte culturale, che è un fronte civile, che è un fronte sociale. E qui questo è un pezzo che manca maggiormente, no? Perché in fondo l'Occidente quello che ha fatto è stato mandare i soldati, cioè tanti all'inizio, poi piano piano un po' di meno, contenere l'offensiva talebana senza poi avere una grande capacità di contenimento, quando si è visto che non si poteva contenerla, cominciare a negoziare con loro fino ad aprire, secondo me, del tutto improvvidamente da parte americana i negoziati con i talebani, senza contemporaneamente che si aprissero nello stesso momento dei negoziati tra i talebani e il governo afghano, e quindi hai fatto un'operazione di delegittimazione del governo afghano, è inutile che le cose sono chiare in politica, no? Quindi strategia assolutamente sbagliata e gli effetti che possono essere nefasti, e senza però appunto mettere in campo una strategia che invece fosse una strategia di sostegno a un percorso, a un processo di di irrobustimento e ausilio, aiuto e sostegno appunto al governo afghano e alla società afghana. Una società che peraltro, come ci è stato ricordato dalla dottoressa Schiavulli, in realtà in questi anni si è battuta per, come dire, affermare una sua personalità, una sua soggettività, una sua laicità, a partire da tutta la battaglia delle donne afghane, no? Per il diritto alla scuola, per il diritto di voto, per la presenza delle donne nei ruoli, sociali e istituzionali, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, io penso che il vero tema che oggi ha di fronte la comunità internazionale è darsi una strategia che in questo momento non c'è. Io mi auguro che il cambiamento da Biden a Trump possa segnare un salto di questo genere, non so se avverrà, è un auspicio il mio. Con Trump la linea era vediamo di venircene via il più in fretta che si può, che non è una linea, ripeto, è anzi una debacle con le conseguenze che questo può comportare. Mi auguro che Biden abbia un altro tipo di atteggiamento, di approccio e che sia capace di mettere in campo una strategia nuova. Dovrebbe suggerirlo questo l'Unione Europea, la quale però è presa da mille altri problemi e crisi e conflitti che sono anche geopoliticamente più vicini e geograficamente più vicini, penso a tutto quello che sta accadendo nel Mediterraneo, no? Per cui alla fine questo tema dell'Afghanistan è un tema molto, sullo sfondo. Siccome noi ci siamo andati, abbiamo mandato dei soldati, abbiamo pagato anche dei prezzi in termini umani in Afghanistan,
Abbiamo anche fatto qualche sforzo sul piano della politica di cooperazione perché il nostro intervento non fosse solo militare. Io quando ero sindaco ero gemellato con la città di Herat, no? E quindi abbiamo cercato di fare delle cose insieme a loro. Quindi no, l'Italia qualche cosa ha fatto. Io credo che l'Italia debba avere la saggezza politica di porre almeno sul tavolo degli americani e degli altri paesi che sono oggi presenti lì la questione. Poi non siamo noi in grado di risolverla da solo. Questo bisogna essere consapevoli di quali sono poi anche le potenzialità, le possibilità che ogni paese ha, però almeno essere in grado di porre il problema e di costringere tutti a fare i conti con quel problema. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità, però no, cerchiamo di porre la questione di che cosa si fa davvero oggi perché l'Afghanistan sia messo nelle condizioni di guardare al suo futuro senza paura, perché oggi quello che rischia è proprio questo. I talebani sono ringalluzziti dal fatto che non sono stati sconfitti militarmente, le trattative che gli americani hanno aperto gli hanno dato una legittimazione. Applicano una tecnica che in Oriente è sperimentata da sempre, e cioè il tempo mi darà ragione, no? Quindi tiro in lungo, tiro in lungo, tiro in lungo, alla fine questi americani si stancheranno, se ne andranno e ci lasceranno fare quello che vogliamo, questo è quello che i talebani hanno in testa, e noi non è che possiamo concedere e assecondare questa strategia. Al contrario, dobbiamo essere noi a mettere in campo una strategia che dica no, fermi un attimo. Questo è un paese che non va abbandonato, questo è un paese che noi non possiamo lasciare solo, ci rendiamo conto che non può essere però gestito per un tempo infinito solo sulla base di una dinamica militare, che cosa si mette in campo sul piano civile e politico per diciamo, stabilizzare quel paese. Sapendo che da sempre, Kipling ce l'ha insegnato, il grande gioco, no? Il big game, l'Afghanistan è un'area strategica che influisce su tutta quell'area, no? Un'area delicatissima, il Pakistan, le repubbliche, le ex repubbliche sovietiche dell'Eurasia e via di questo passo. Quindi, no? Abbiamo avuto poche settimane fa diciamo vicende complicate in Tagikistan, qualche mese prima in Kirghizistan, eccetera, eccetera. Quindi, abbiamo ben presente che si tratta, e poi alle porte della Cina, che è lì, diciamo, no? Quindi, diciamo, quindi l'Iran, cioè l'Afghanistan è da sempre, è già nell'impero inglese era, no? Era il luogo, il crogiuolo di tanti incontri, di tanti giochi, di tante guerre, di tanti servizi di spionaggio che agivano e via di tutte queste cose qui, diciamo, sappiamo, abbiamo letto e studiato tutte le cose di allora. Quindi io penso questo, penso che dobbiamo, anzi, per questo dibattito io ricavo anche la decisione di prendere una piccolissima iniziativa, che naturalmente ha il valore che può avere un'iniziativa parlamentare, che è quella di depositare nelle prossime settimane una risoluzione della Commissione che chieda al governo italiano che cosa si fa sull'Afghanistan e chieda di porre nelle sedi internazionali il tema di una strategia per non abbandonare l'Afghanistan. Grazie Presidente. Grazie a voi. Per il suo intervento. Naturalmente il dibattito potrebbe durare a lungo e anche l'approfondimento stesso delle vicende che appunto attanagliano il paese. Tuttavia pensiamo anche che i webinar debbano durare non più di un'ora e mezza in questo caso, onde annoiare anche i nostri amici che ci seguono. E naturalmente io voglio ringraziare innanzitutto i nostri ospiti Farhad Bitani, Barbara Schiavoli e il presidente Fassino. E l'approccio, appunto, ripeto, anche del CESPI stesso è quello di analizzare i paesi non solo da una prospettiva più in generale geopolitica, che molto spesso e in alcuni casi sfocia anche in un eurocentrismo un po' troppo spinto ed esagerato, ma appunto dar voce ai diretti interessati. Lo abbiamo fatto con, appunto, oggi con l'Afghanistan, lo abbiamo fatto anche con Algeria e Sudan la settimana scorsa, e quindi ecco, questo è anche un
un metodo di approccio per analizzare la geopolitica, ma e più in particolare anche i singoli paesi, sganciando anche a volte, appunto, separando un po' la geopolitica anche dalle dinamiche interne dei paesi stessi. E questo secondo noi è anche un approccio molto interessante che va approfondito, appunto. E non voglio allungarmi più di tanto con le conclusioni. Vi ringrazio di nuovo, grazie per la disponibilità e speriamo di poter rincontrarci e ridiscutere, riapprofondire soprattutto il caso afghano, magari dopo il trattato, se ci sarà un accordo tra talebani e governo e come si evolverà la transizione politica nel paese. Vi ringrazio a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie.